Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi la Chiesa celebra, fratelli e sorelle Cristi, la memoria liturgica di San Bernardo Abate, San Bernardo di Chiaravalle, un grande dottore della Chiesa, un grande cantore della dolcezza e dell'amore di Gesù, per cui è soprannominato Doctor Mellifluus, cioè dottore dolce, ma anche un grande cantore della grandezza di Maria Santissima, ha scritto delle cose bellissime sulla Madonna, e in base a questo sono nominato anche Doctor Marianus, cioè un dottore della Chiesa con due titoli, un uomo davvero straordinario, un faro, se non faro nel Medioevo della Chiesa, sapete, grande festa per i nostri cari amici qui dell'Abbazia di Valpiscione, che sono, fanno parte della stessa famiglia religiosa di San Bernardo, che sono appunto l'ordine dei Cistercensi. Ne ringraziamo il Signore per questo dono per la Chiesa. Il Vangelo di oggi si presta un pochino anche a comprendere la vocazione di Bernardo, che Bernardo era un uomo, a un certo punto sentì proprio ispirazione a lasciare tutto per il Signore, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, e darsi alla vita contemplativa, monastica, vivendo alla perfezione il massimo. Voi sapete che per avere il massimo bisogna dare il massimo, si dice anche nel nostro parlare comune, il tutto per tutto. Qui in questo famoso brano del Vangelo, io ricordo, su questo brano del Vangelo San Giovanni Paolo II costruì tutta la sua enciclica bellissima Verità di Splendor, meravigliosa, dove parlava dell'importanza tuttora perdurante e attuale per tutti noi figli di Dio di osservare i comandamenti, i 10 comandamenti, dall'uno al decimo, ricordando anche, bellissima quell'enciclica, la distinzione sempre attuale nella Chiesa tra peccato veniale e peccato mortale, e ricordando anche la categoria di quelli che si chiamano immorali, gli atti intrinsecamente cattivi, cioè quando un comandamento proibisce una cosa dicendo non fare questo, d'accordo? Per esempio non nominare il nome di Dio in vano, vuol dire che non lo puoi mai, d'accordo? Il nome di Dio senza utilità, a scopo anche soltanto di imprecazione, adesso per parlare comune, sicuramente qualcuno ti dirà quello che si dice, Madonna mia, questo non si dice, non è un peccato mortale dire Madonna mia, ma comunque nominare la Madonna così, intercalare, non è rispettoso nei tuoi confronti, è un precetto negativo, per cui quando c'è un precetto negativo, la condotta che il Signore proibisce non si lo fa mai, così come non dire falsa testimonianza, io dico le bugie bianche, le bugie che non fanno male a nessuno, perché tanto non si possa, certamente non si va all'inferno con una bugia bianca, perché è un peccato mortale, però se l'ottavo comandamento dice non mentire, quindi non dire falsa testimonianza, vuol dire che la menzogna non è mai lecita, neanche, cioè si deve imparare a parlare con prudenza, a dire il vero del segreto, ma mai mentire, non commettere atti impuri, stessa cosa, non rubare. Voi sapete la storia di Robin Hood, no? La cita al Papa, diceva Robin Hood aveva a vedere le giustizie sociali, allora che faceva? Rubava ai ricchi per dare ai poveri, no? C'è sta un pochino simpatico, no? Perché insomma, se gli ricchi che stanno tutti quanti gaudenti e alla faccia di chi muore di fame, gli sta bene, non penseremo, no? Ma non si può fare, neanche con la buona intenzione di dare ai poveri, non si può fare, perché è un precetto negativo, diceva San Giovanni Paolo II. E qui Gesù ci ricorda, attenzione, qui fa molti santi che hanno provato, ecco, se vuoi entrare nella vita, cioè se vuoi raggiungere la salvezza dell'anima, almeno, i 10 comandamenti bisogna osservarli, dobbiamo farci pace. Cioè Gesù questo lo chiede e lo chiede a tutti, come condizione per vivere in grazia. Poi questo giovane dice, bene, io queste cose le faccio. Voi sapete che nella vita cristiana ci sono vari livelli, no? Se tu vai contro i 10 comandamenti commetti peccato, ma se tu i comandamenti li osservi, si può dire che non fai peccati gravi, ma la vita cristiana è finita, no? Perché ci sta il lecito, poi ci sta il buono, poi ci sta il migliore e poi ci sta l'ottimo. Qui Gesù propone al giovane di quell'ottimo, dice guarda, se vuoi una vita alla grande, fai una cosa, libera di tutto ciò che ti lega alla terra e vienimi dietro. E lui che ha fatto? Si è messo molto. Perché non ha guardato la gioia che Gesù può dare, può fare un atto di fede, ma ha guardato i beni che perdeva. La conseguenza non è che il Vangelo dice questo se n'è andato all'inferno. No, non va all'inferno, perché comunque se i comandamenti non ci va all'inferno. Però se ne andò
triste perché aveva molti beni. Invece il ricco buono, vi ricordate quella parabola di Luca, quello che faceva i bagordi e c'aveva quel poveraccio che se moriva di fame gli aveva dato manco un tozzo di pane, quello faceva Luca, ci è stato all'inferno, una cosa molto più grave. Quando noi ci accontentiamo, per carità, uno serve i comandamenti, magari osservasse tutti quanti, va bene, però Gesù a chi ha il cuore aperto gli offre una vita più bella, una vita migliore ancora o una vita bellissima. La storia dei santi, San Bernardo è uno dei tanti, è la storia di persone che con coraggio ci hanno creduto a tante cose, perché è chiaro che per entrare in stretto rapporto con Gesù la giornata è fatta da 24 ore, la vita è una sola, quindi se sto 2 ore a pregare, per dire, e non sto 2 ore davanti alla televisione, non c'è una giornata da 24 ore, capite? Non ce l'ha 48, per dire. Quindi è chiaro che ci stanno delle denunce da fare, ma il bene che dà Gesù è molto superiore a quel poco che noi gli diamo. Che solo per questo chiaramente all'inizio occorre fare un atto di fede e anche un atto di coraggio, ma questo capita anche nelle cose necessarie, per esempio attaccato a qualche brutto peccato quanto lo decalco, quando deve tagliare, insomma, farà dei sacrifici per tagliare, ma poi gusterà la pace e la dolcezza che deriva dalla vita di grazia. Bene, vediamo Maria Santissima che ci aiuti sempre a rimanere fedeli alla legge del Signore e ad avere sempre il cuore aperto, perché se il Signore volesse proporci o donarci qualcosa di più, sappiamo riconoscere e accogliere con gioia, perché non ce ne va soltanto appunto della vita eterna, ma anche di una vita più bella da vivere già in questo mondo. Siamo lodati Gesù e